ragazzi, oggi vi voglio parlare di un prodotto eccezionale, il riso del Delta del Po, un carnaroli meraviglioso che riuscirà a rendere i nostri piatti, se sono già buoni, ancora più eccezionali. Andiamo a scoprire che cosa andiamo a preparare oggi. Che ingredienti andiamo a utilizzare oggi per il nostro risotto? Beh, mantecatura con robiola di capra, della zucchina che io ho già tagliato a fiammifero, della mentuccia fresca, del parmigiano reggiano grattugiato e ovviamente l'artista principale, l'attore principale del nostro piatto, il carnaroli del Delta del Po IGP, chicco lungo meraviglioso. Per preparare un buon risotto la fase più importante è sicuramente quella della tostatura. Io nei miei risotti non vado ad aggiungere alcun tipo di grasso in padella, quindi né olio né burro, perché voglio tostare il riso. Quindi a secco prendo il mio riso del Delta del Po e lo vado a sistemare in padella in modo da renderlo profumato. Il riso sta tostando, lo si percepisce ovviamente dal profumo di cereale e anche all'occhio, perché si incomincia a intravedere la sua gemma all'interno. Quindi possiamo incominciare a cuocere il nostro risotto andando a incorporare brodo vegetale bollente. Una volta incorporato il primo mestolo di brodo, possiamo andare a regolare un pochino con del sale e una macinata di pepe. Ora continuiamo a incorporare brodo vegetale bollente ogni qualvolta il riso lo richieda, appena appena si asciuga, un mestolino fino a portarlo quasi a cottura. Il consorzio del riso del Delta del Po IGP è un consorzio veramente particolare, poi al quale io tengo tanto, perché vengo anch'io dalle risaie del Novarese in questo caso, quindi sono in grado anche di apprezzare in maniera particolare il lavoro certosino che c'è alle spalle di questo che dalle mie parti è chiamato oro bianco, che è il riso. Il nostro riso è arrivato a cottura, a me piace particolarmente al dente, quindi che si senta un attimino il chicco sotto i denti, come si suol dire, quindi possiamo passare alla seconda parte importante nella preparazione di un buon risotto, che è la mantecatura. Quindi spegniamo la piastra o il fuoco e lontano da fonti di calore andiamo a incorporare le parti grasse, quindi in questo caso robiola, del parmigiano grattugiato, gli stick di zucchina che abbiamo grattato. Ecco, questi va benissimo a crudo, senza sbollentarli, basterà il calore della padella per renderli morbidi ma allo stesso tempo croccanti. E andiamo ad aggiungere la nota fresca, la menta che abbiamo spezzettato a mano. E andiamo a mantecare. Quindi a mescolare energicamente i nostri ingredienti fino a fargli diventare un piatto cremoso ed estremamente profumato. Questo è un piatto che a mio avviso si sposa molto con la stagione primaverile estiva, quella che stiamo andando a vivere, per il semplice motivo che appunto all'olfatto è molto fresco, c'è la menta e ha dei colori molto molto gradevoli. Quindi andiamo a mantecare, mi raccomando che il nostro risotto risulti cremoso e all'onda. Il nostro risotto è molto cremoso, possiamo andare ad impiattare. Ragazzi, ha un profumo che è la fine del mondo. Bello cremoso, molto invitante devo dire. Bella battuta. Decorazione con una fogliolina di menta, vediamo. Ed il nostro piatto è pronto. Quindi, come vedete, nulla di complicato, ma assolutamente è un qualcosa da riprovare a casa, perché riso del Delta del Po IGP, un prodotto eccezionale per ottenere un risotto eccezionale. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!